Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Topi di Biblioteca, che vi ricordo è il format creato da Shanti Leaves. Questa qui appunto è la seconda puntata. Se non avete visto il primo video vi lascio il link in una delle schede. In questo secondo episodio andrò appunto a recensirvi il video di Marissa Mayer, che è Cinder, Cronache Lunari. È il primo di una serie di libri, il secondo è Scarlet, quindi tanto per rendervi un'idea, cioè non dovrebbe essere altri due o tre, non ne sono sicura, perché non ho controllato, sono veramente pessima in queste cose. Partiamo quindi con la recensione. Cinder, come appare chiaro già dal titolo, è una sorta di rivisitazione in chiave futuristica di Cenerentola, o Cinderella in inglese appunto. Con la fiaba infatti troviamo molti punti in comune, a partire soprattutto dai personaggi. Appunto la protagonista, il nome della protagonista è Cinder, che è un meccanico cyborg che si trova a Nuova Pechino, che è costretta a lavorare per mantenere sia la matrigna che le due sorellastre. Troviamo appunto la matrigna e le sorellastre, che una è un po' più cattiva, una è un po' più buona rispetto a quelle di Cenerentola. Poi c'è ovviamente anche il principe Kai, che è il sogno di ogni ragazza dell'impero, che tutte vorrebbero sposare. Poi ho trovato anche una sorta di parallelismo tra Ico, che è l'androide che aiuta Cinder, almeno per la prima parte del libro. L'ho vista una sorta di rivisitazione dei topini di Cenerentola. Ovviamente oltre ai parallelismi nei personaggi troviamo anche dei paralleli, ci sono alcune situazioni che si ripropongono, come per l'appunto il ballo, a cui Cinder non dovrebbe partecipare, ma ci va sulla sua zucca, che in questo caso è una vecchia automobile che lei ha risistemato. Però non spaventatevi, non è la scoppiazzatura della fiaba di Cenerentola, non è una semplice scoppiazzatura, è perché vengono comunque aggiunti nuovi elementi alla trama, come per esempio, e anche nuovi personaggi. Un esempio è la regina Levana, che è la vera antagonista per Cinder. Cinder, come ho già detto, è una meccanica, che già questo la rende strana visto che è una ragazza, ma in ogni caso non è comunque una ragazza normale, perché appunto si tratta di un cyborg, ovvero un umano con delle parti meccaniche attaccate al corpo. Nel caso di Cinder sono una mano e una gamba che lei ha perso in seguito ad un incidente, di cui appunto scopriamo nel corso della storia. Per questo suo essere cyborg viene spesso emarginata e trattata come un inferiore dalle persone che le stanno intorno, in primis la matrigna e le sorellastre. Un altro esempio è l'episodio che si ripropone all'inizio, che ci viene proposto all'inizio del libro, in cui una madre rimprovera il figlio perché giocando si era avvicinato troppo alla bancarella della meccanica di Cinder. Già all'inizio però capiamo che la routine di Cinder verrà sconvolta da due importanti avvenimenti che accadono tutti e due nello stesso giorno e all'inizio del libro praticamente. Il primo è l'arrivo alla sua bancarella del principe Kai in persona, che è in incognito, in modo tale da non essere invaso e sopraffatto dalle ragazzine che lo adulano. Arriva appunto alla sua bancarella per far aggiustare un vecchio androide. E il secondo avvenimento, che succede poco dopo che Kai, il principe Kai, se n'è andato dalla bancarella di Cinder, è il primo caso di lettumosi all'interno di Nuova Pechino, all'interno delle mura di Nuova Pechino. Al mercato, per l'appunto. Che cos'è la lettumosi? È una sorta di altra antagonista nella storia. Viene chiamata anche la febbre blu, una peste che tiene in scacco il mondo intero, una pandemia. E da questi due avvenimenti principali si svilupperanno tutta una serie di vicende che però io non vi voglio raccontare, perché non mi sembra giusto nei confronti di chi non ha ancora letto il libro e magari vorrebbe leggerlo, quindi mi fermo qui con la trama. Vi dico subito anche il voto che do al libro, che è un 7 su 10. Adesso vi spiego anche un pochino il perché.
Come per The Program, questo libro mi ha stupito in positivo perché anche in questo caso non è nel mio genere, ma comunque non ho trovato difficile leggerlo. Anzi, è stata una lettura piacevole, scorrevole, l'ho letto alla fine in un paio di settimane, nonostante sia comunque non un libro particolarmente sottile. Mi è piaciuto molto il fatto che Cinder viene caratterizzata molto, è un personaggio molto complesso rispetto a quello di Cenerentola nella fiaba, non è una ragazzina ingenua che si fa trasportare dagli eventi, ma appunto con lo scorrere degli eventi scopriamo che c'è una complessità dentro di lei e diciamo che la scopriamo essere una sorta di eroina. Anche per questo libro, come per The Program, trattandosi di una serie di libri, il finale è per forza aperto per farvi venire voglia di comprare anche il secondo. In ogni caso vi basta sapere che non è il tipico finale da "e vissero tutti felici e contenti". Il finale aperto, come vi ho già detto, non è una cosa che apprezzo molto, ma alla fine, trattandosi di una saga, è comprensibile che sia così. Veniamo quindi a quello che è il grande difetto di questo libro, almeno secondo me, ovvero il fatto che è prevedibile. Io a metà del libro avevo già capito una cosa che avrebbe dovuto essere svelata soltanto nel finale. Non vi dico quale, chi ha letto il libro penso che capirà. Chi non ha letto il libro, leggetevelo e probabilmente capirete a che cosa mi riferisco. Non so se sia stato solo, se sia un problema solo mio, non penso che mi sia nemmeno mai capitata una cosa del genere, che già a metà libro avevo capito dove andava a parare l'autrice, però non, è una cosa che non mi è piaciuta particolarmente, anche perché mi sono spoilerata al finale, diciamo così. Io spero che questo video vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto, in questo caso lasciate un like. Vi ricordo che potete condividerlo anche con gli altri in modo da farmi conoscere un po' di più. Se volete continuare a vedere questo genere di video, vi potete iscrivere al canale, in modo tale poi potete anche seguire anche gli altri video che pubblico, visto che non è il mio format principale questo qui. E vi ricordo che se avete qualche curiosità, potete lasciarla in un commento qui sotto, fatemi anche domande perché vorrei raccoglierne alcune per fare un video in cui appunto rispondo alle domande che mi vengono fatte. E vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social, in particolare sono attiva su Facebook, Instagram e Twitter. Ho anche Snapchat da poco, ma sto imparando ad usarlo. Forse sono troppo vecchia per usare Snapchat. In ogni caso, io vi saluto e vi dico have a nice life.